lavori, dove vai? La risposta integrata alla tua domanda di outsourcing aziendale è Solaris. Il consorzio Solaris ti offre una vastissima gamma di attività aziendali. Siamo specializzati nel settore alberghiero, dove possiamo fornirti qualsiasi figura professionale, ma anche nella gestione delle risorse umane, finalizzata alla logistica e alla movimentazione delle merci, e infine nella selezione del personale. Contattaci ora allo 06 68 38 913. Saremo felici di incontrarti e trovare insieme la soluzione migliore per tutte le tue necessità. Consorzio Solaris è in via della Pace 13, 00 186 Roma. Telefono 06 68 38 913. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Per una ristrutturazione o una decorazione condominiale a regola d'arte, Costruzioni Generali Zoldan. Da oltre 50 anni, progettazioni e realizzazioni di altissimo pregio per enti pubblici e privati. Ed inoltre reperimento sponsor pubblicitari ed installazione impianti grafici per i ponteggi. Cantieri interamente allarmati per evitare furti e atti vandalici. E polizze assicurative decennali. Costruzioni Generali Zoldan. In via Fiumeggiallo 3 a Roma. Informazioni allo 06 52 20 64 89 o su zoldancostruzioni.it. Midas Sport è il tuo punto di riferimento per l'abbigliamento sportivo e casual. Ma attenzione, da Midas Sport troverai qualsiasi prodotto ufficiale Lazio, dalle nuove maglie da gioco ai berretti, scaldacollo, felpe e tute, e incredibilmente la maglia bandiera. Vai da Midas Sport e dicendo Città Celeste avrai uno sconto del 15% su ogni capo e, con una spesa minima di 50 euro, lo sconto del 50% sulla maglia bandiera. Midas Sport si trova in via Ugo De Carolis 79 e risponde allo 06 35 45 4116. Roberto. Lorenzo. 1995. Lazio, domande. Lazio, ovviamente. Real Madrid. Atletico. Bayern Monaco, perché a FIFA lo uso sempre. Usatelo, Robben. Non ci crederete mai, Hoffenheim, che retrocede. Beh, lo United, c'è solo una squadra in Inghilterra. Liverpool, che domande. Siamo qui per presentare la trasmissione, quella lì, quella. Ma come quella? È nostra. Città Celeste 2.0 Next Generation. Tutti i giorni dalle 14 alle 15.30. Anch'io guardo Città Celeste TV. Un saluto a tutti i tifosi laziali. Salve, sono Andrea Colacione e sono qui per ricordarvi il mio nuovo appuntamento con Città Celeste Dinner, una trasmissione dove i protagonisti sarete voi, il Cola, ma soprattutto lei, la Bola, la Pelota. Il primo amore, ed il primo amore non si scorda mai. A Roma, in via Idrovore della Magliana 155, c'è una grande azienda che offre tutto per la vendita all'ingrosso di forniture alberghiere e per comunità. Sider, attrezzature, grandi impianti. L'azienda si sviluppa su 3.000 metri quadri con un assortimento di oltre 20.000 articoli in pronta consegna. Dai piatti alle posate, dai tavoli alle sedie, dal pentolame ai contenitori di ogni tipo. Sider, importatori ed esclusivisti di primarie fabbriche di porcellana e cristallo. Sider vi propone offerte esclusive. Caro saluto ai tifosi della Lazio, anch'io vedo Città Celeste TV. E 30 sul cronometro di Io Tifo Lazio. Vi stiamo chiedendo, cari amici, vi schierate dalla parte di Keita o della società? Potete mandarci un SMS WhatsApp al 345 50 71
087, lo ripeto, 345 50 71 087, oppure potete chiamarci in diretta allo 06 33 21 96 70, lo ripeto, 06 33 21 96 70. Allora, intanto ci arrivano altri messaggi come quello di Vincenzo da Latina che ci scrive: sicuramente ce l'ho, detto Totti per mandarla da Matrice a fare visita a quelle che dicono che lui fa opere buone. Ben mondo, è strano che ancora non hanno di Totti. Ragazzi, forza Lazio, il francese Vincenzo da Latina, che salutiamo, insomma, il nostro amico Vincenzo da Latina che ci segue, e ti mandiamo veramente, grande Vincenzo, un abbraccio formidabile. Allora, noi andiamo anche su cittaceleste.it perché c'è un'esclusiva anche che riguarda la porta e i portieri, perché comunque vada, ne abbiamo parlato ampiamente, ma insomma, abbiamo anche questa documentazione importante che riguarda il futuro di Perin. Ne approfitto quindi per salutare tutta la redazione di Città Celeste, di cittaceleste.it: Alberta Abate, Ramona Marconi, Roberto Maccarone, Simone Cesarei e Lorenzo Manelfi, che aggiornano il nostro sito H24. Allora, abbiamo anche questa notizia: la Lazio ha Perin in mano per giugno, ma ora tergiversa. Questa è un'esclusiva a firma della nostra redazione. Più di un'opzione per il portiere del Genoa, ma i continui infortuni spingono Lotito e Tare a scongiurare un Marchetti bis. Allora, andiamo. Era tutto fatto. E questo è il clamoroso retroscena che vi spela Città Celeste. Altro che opzione: Perin era già della Lazio a giugno, a costi molto più contenuti dei 15 milioni richiesti per le altre pretendenti, grazie al favore del prestito gratuito di Cataldi. Utilizziamo l'imperfetto ora perché l'accordo perfezionato da Lotito e Preziosi, secondo le nostre indiscrezioni, era avvenuto 4 giorni prima che il portiere rossoblu ricadesse nel tunnel del Crociato. C'era pure il sì del giocatore, che ora scongiura brutte sorprese. Perin potrà comunque essere biancoceleste a fine stagione se il club capitolino vorrà. Ma ora a Formello si interrogano se questo sia davvero la soluzione giusta per porre una volta per tutte fine al tormentone fra i pali. La Lazio infatti è stanca non solo della flessione tecnica evidente di Marchetti, ma anche della sua fragilità. E puntare su Perin significherebbe forse esporsi anche al rischio di un Federico bis. Ora pure lui è in box per una distorsione con interessamento del menisco e 10 giorni di stop. Da quando si è trasferito alla Lazio nella stagione 2011-2012, Marchetti ha saltato ben 73 partite, con una media di 11 a stagione. Ceduto a Berisha all'Atalanta, dalla quale arriveranno 7 milioni di riscatto, la Lazio ha deciso di puntare su Stracoscia come vice. Una scelta che alla fine si è rivelata azzeccata, visto che quando l'ex Salernitana è stato chiamato in casa non ha mai deluso. Con lui porta in 9 gare giocate, la Lazio ne ha vinte 6, perse 2 e pareggiata 1. Nonostante questo, sembra difficile che possa essere lui l'erede di Federico. Perin rimane in pole, ma per i motivi anzidetti, la Lazio continuerà a monitorare diversi profili. Tra gli altri nomi in ballo, Pierrick Crow, portiere del Red Star in Ligue 2 che si svincolerà a giugno, Neto della Juve, ma anche Alban Lafont del Tolosa, considerando il Donnarumma francese, e soprattutto Keylor Navas, ammirato dal vivo a Madrid contro il Napoli. Quindi questa potrebbe essere anche una soluzione per quanto riguarda la squadra biancoceleste, però staremo un attimino a vedere quello che succederà. Intanto ci scrivono un altro messaggio al 345 50 71 087, ci scrive un altro nostro amico: io sto con la società, sempre forza Lazio. Quindi ci scrivono per quanto riguarda la questione Keita e praticamente la querelle che si è venuta a creare fra Keita, Calenda, Tare e Lotito, che sarebbero stufi del comportamento del ragazzo. Ma come? Ogni giornata che si rispetti, siamo pronti con la rubrica che tutto il mondo ci invidia, l'accadde oggi. Io mi trasformo in stregone e vi vado a raccontare tutto quello che è accaduto il 21 febbraio dal 1900 fino ad oggi, data di nascita della Lazio. 21 febbraio 1926, Roma, campo Rondinella, Lazio Fortitudo 3-2. 21 febbraio 1932, Roma, stadio del PNF, Lazio Bologna
2-1. Roma, poi il 21 febbraio 1943, Torino, Stadio Benito Mussolini, Juventus Lazio 2-4. 21 febbraio 1954, Torino, Stadio Comunale, Juventus Lazio 0-0. 21 febbraio 1960, Roma, Stadio Olimpico, Lazio Inter 0-2. 21 febbraio del 2001, Roma, Stadio Olimpico, Lazio, Real Madrid 2-2. 21 febbraio 2010, Palermo, Stadio Renzo Barbera, Palermo, Lazio 3-1. 21 febbraio 2013, Roma, Stadio Olimpico, Lazio, Borussia Mönchengladbach 2-0. Dulcis in fundo, 21 febbraio 2016, Frosinone, Stadio Comunale Matusa, Frosinone, Lazio 0-0. E quindi ringraziamo la nostra classica rubrica dell'Accadde Oggi, sempre, sempre sul pezzo, che ci permette di ricordare un po' quella che è la storia della Lazio, appunto, per quanto riguarda dal 1900, il 21 febbraio, fino ai giorni. Ai giorni nostri. Vi ricordo a tutti anche che ci saranno delle nuove rubriche, quindi rimanete veramente sintonizzati qua per quanto riguarda il discorso relativo, a questa nostra emittente televisiva, perché ci saranno veramente tantissime sorprese, tantissime novità, e quindi rimanete collegati veramente qui con noi, rimanete sempre qui sul pezzo. Ma adesso io vado a salutare un'azienda che ha dato fiducia a Città Celeste. Parliamo degli amici della Siver. Siver SRL, da oltre 30 anni azienda leader sul mercato nazionale ed internazionale per le forniture alberghiere per comunità. Porcellane italiane d'estere, vetrerie, cristallerie, posaterine, acciaio, argento, vassoi, pirofile, cestini, oliere, candelieri, tovagliati, carrelli inox e legno, tavoli, sedie. Potrei andare avanti con un assortimento di oltre 45.000 articoli in pronta consegna. Siver vi aspetta a Roma, in via Idrovore della Magliana 155, oppure visitate il sito www.siver.it, dove potete richiedere un preventivo nell'arco di 24-48 ore. Sandro Paolucci e la Siver vi risponderanno, altrimenti prendete carta e penna e segnatevi il numero di telefono 06 65 74 64 20. Lo ripeto, 06 65 74 64 20. Tutto questo è Siver. Ringraziamo gli amici della Siver. Abbiamo già una diretta. Pronto, buonasera. Federico, ciao, sono Maria. Ciao Maria, buonasera, benvenuta cara, come stai? Io bene, tu? Tutto a posto. Senti un po', ma a base, con Ramona non ci stanno più? No, loro per motivi redazionali hanno lasciato la trasmissione e quindi non c'è più. Non ci sono più la Pupa e il Picciotto. Ah, ecco, no, capito. Purtroppo no, perché per motivi redazionali sono impegnati in altre faccende relative alla redazione, quindi hanno altri incompiti e quindi non, purtroppo non potevano essere più qui con noi. Ma per sempre oppure per no, per il momento è così, poi salvo nuovi stravolgimenti, ma per il momento no, però. Ah, ecco, ho capito, che non l'ho più sentiti. No, per questo stanno lavorando in altri settori della nostra azienda. Beh, è molto molto importante. Vabbè, meglio così. Sì. Senti, ma tu da che parte stai? Da Keita o da parte della società? Keita. Quindi tu speri che rimanga, che si trovi un punto d'incontro, diciamo. Certo, ma è bravo, non a parte tutto quello che... Però è bravo, insomma, ecco, come giocatore. Eh sì. È peccato mandarlo via. No, sono d'accordo con te, sta facendo bene, però vediamo se si riesce a trovare un punto d'incontro, quella è la cosa più importante. Ma ha firmato? Stiamo aspettando, qui si dice che è tutto bene, c'è questo problema relativo alle commissioni, però speriamo che possa essere messo tutto nero su bianco, dai. Va bene, ok. Maria, ti mando un grosso abbraccio, cara, e forza Lazio sempre. Sempre, ciao. Un bacione, grazie per il tuo affetto e forza Lazio. Ringraziamo la nostra amica Maria, 20:41, ci fermiamo per un break pubblicitario, ma poi rientriamo qua con la rubrica Sostiene Siniscalchi, perché oggi
parleremo di un avvenimento veramente molto molto importante, di una ingiustizia tutta italiana. Restate qui con noi, 669 del Digitale Terrestre, con Io Tifo Lazio. A fra poco! Io mi sa 3 o 4 e parlavo francese a così sull'audriera che da giangundrata sull'audriera al tulete gnorsi questa bambi è saggio voluta bene a te come voluta bene a me. Ma non c'è mamma più, ma è bota tu, distrattamente pensa a me. E vai! Pronto signora, buongiorno! Come va? Sì, 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 sono sempre io, sono Federico Terenzi. Partiamo con una nuova stagione di Io Tifo Lazio, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 20.30 alle 23.30 su Città Celeste TV, canale 669 del Digitale Terrestre. Ma sì, ci sarò io, ci sarà Andrea Colacione, ci saranno un'infinità di ospiti, ma ovviamente non mancate, eh? Quindi signora, mi raccomando, lei lo dica alla famiglia. Insomma, avete capito bene? Federico Terenzi e tutti i suoi ospiti vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 23.30 con una nuovissima stagione con Io Tifo Lazio. Non mancate, 669 del Digitale Terrestre, Città Celeste TV, l'unica TV libera dei tifosi della Lazio. Ciao ciao! La risposta integrata alla tua domanda di outsourcing aziendale è Solaris. Il consorzio Solaris ti offre una vastissima gamma di attività aziendali. Siamo specializzati nel settore alberghiero, dove possiamo fornirti qualsiasi figura professionale, ma anche nella gestione delle risorse umane, finalizzate alla logistica e alla movimentazione delle merci, e infine nella selezione del personale. Contattaci ora allo 06 68 38 913. Saremo felici di incontrarti e trovare insieme la soluzione migliore per tutte le tue necessità. Consorzio Solaris è in via della Pace 13, 00 186 Roma. Telefono 06 68 38 913. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Per una ristrutturazione o una decorazione condominiale a regola d'arte, Costruzioni Generali Zoldan. Da oltre 50 anni, progettazioni e realizzazioni di altissimo pregio per enti pubblici e privati. Ed inoltre reperimento sponsor pubblicitari ed installazione e impianti grafici per i ponteggi. Cantieri interamente allarmati per evitare furti e atti vandalici. E polizze assicurative decennali. Costruzioni Generali Zoldan. In via Fiumeggiallo 3 a Roma. Informazioni allo 06 52 20 64 89 o su zoldancostruzioni.it. Midas Sport è il tuo punto di riferimento per l'abbigliamento sportivo e casual. Ma attenzione, da Midas Sport troverai qualsiasi prodotto ufficiale Lazio, dalle nuove maglie da gioco ai berretti, scaldacollo, felpe e tute, e incredibilmente la maglia bandiera. Vai da Midas Sport e dicendo Città Celeste avrai uno sconto del 15% su ogni capo e con una spesa minima di 50 euro lo sconto del 50% sulla maglia bandiera. Midas Sport si trova in via Ugo De Carolis 79 e risponde allo 06 35 45 4116. Salve, sono Andrea Colacione e sono qui per ricordarvi il mio nuovo appuntamento con Città Celeste Dinner, una trasmissione dove i protagonisti sarete voi, il Cola, ma soprattutto lei, la Bola, la Pelota. Il primo amore ed il primo amore non si scorda mai. A
Roma, in via Idrovore della Magliana 155, c'è una grande azienda che offre tutto per la vendita all'ingrosso di forniture alberghiere e per comunità. Sider, attrezzature, grandi impianti. L'azienda si sviluppa su 3.000 metri quadri con un assortimento di oltre 20.000 articoli in pronta consegna. Dai piatti alle posate, dai tavoli alle sedie, dal pentolame ai contenitori di ogni tipo. Sider, importatori ed esclusivisti di primarie fabbriche di porcellana e cristallo. Sider vi propone offerte esclusive. Caro saluto ai tifosi della Lazio, anch'io vedo Città Celeste TV. E 46 sul cronometro di Io Tifo Lazio, il salotto buono del mondo biancoceleste, 21 febbraio 2017, come ogni martedì che si rispetti, questo è il sondaggio di oggi, vi schierate dalla parte di Keita o della società, potete mandarci un sms WhatsApp, video, foto al 345 50 71 087 o chiamarci in diretta allo 06 33 21 96 70, ma come ogni martedì che si rispetti, è tornato qui per la nostra rubrica Sostiene Siniscalchi, l'avvocato Renato Siniscalchi, vicepresidente della Lazio Nuoto. Ciao Renato! Buonasera, buonasera, buonasera a voi, buonasera a te Federico, buonasera ai telespettatori. Stasera penso che abbiamo voluto fortemente un argomento che piace, penso, molto anche a te, che ti lascio presentare, perché penso che è giusto che lo presenti tu. Allora, oggi abbiamo voluto dedicarlo a un presentatore che è stato sicuramente il più bravo, uno dei migliori in assoluto, e dedicata ad Enzo Tortora. Allora, noi abbiamo Enzo Tortora, questo è il titolo della rubrica di Fotosintesi dell'ingiustizia. Perché così, Renato, vogliamo raccontare questo? Perché questo è stato un po' una sorta di ingiustizia all'italiana. Perché cosa è successo? Raccontiamolo un po' anche a tutti quanti, cosa è successo a Enzo Tortora. Enzo Tortora, non solo l'ingiustizia finale, ma tu hai detto un presentatore. Enzo Tortora non era solo un presentatore. Enzo Tortora è stato un grandissimo giornalista. È stato un grandissimo giornalista non solo di carta stampata, ma è stato un antesignano della televisione. È l'inventore praticamente è l'inventore della domenica sportiva, è una sua creazione dalla quale è stato ingiustamente allontanato a un certo punto, perché come tutte le persone di valore e con cognizione di causa aveva la capacità di dire quello che pensava, e quindi come tutti quelli che dicono quello che pensano l'ha pagato forse amaramente per tutta la sua vita professionale, ma è stato sicuramente un punto di riferimento della RAI, della televisione italiana, del giornalismo italiano, di un modo di interpretare il giornalismo. Con Enzo Tortora siamo andati verso un giornalismo non dialettale, come poi è venuto fuori con altri personaggi nel mondo sportivo. Siamo andati verso quel giornalismo che gli è stato in qualche modo trasferito dal grandissimo Sergio Zavoli, che è stato secondo me uno dei più grandi giornalisti italiani di tutti i tempi, cioè quel giornalismo fatto di analisi, di sintesi, di capacità di dialogo, di colloquiare, di parlare con la gente. E a un certo punto tutto questo ovviamente andava sicuramente visto come un qualcosa di molto positivo, di estremamente importante, di estremamente, diciamo, fondamentale anche per quello che riguarda il rapporto col pubblico. Beh, perché sicuramente è stato sicuramente un personaggio che ha fatto comunque la storia della televisione, questo senza dubbio. È stato veramente un personaggio veramente fantastico, che però si è trovato in mezzo poi ad una vicenda giudiziaria che naturalmente ha avuto dell'incredibile. Poi assolutamente poi la Corte di Cassazione lo ha assolto definitivamente da un'accusa veramente importante, che era quella di un'accusa importante che gli venne fatta da un pentito,
Ma questa è la fine della corsa, questo lo volevo lasciare, caro Federico. Esatto, alla fine, però noi raccontiamo tutto quanto quello che è successo. Raccontiamo tutto, certo, ecco, perché... però voglio dire, io prima volevo cercare di tratteggiare la figura di Enzo Tortora anche dal punto di vista giornalistico, perché Enzo Tortora, ripeto, è arrivato alla sua al fatto di essere un personaggio estremamente conosciuto attraverso appunto il giornalismo, il presentatore che è stato sicuramente di quella nidiata, secondo me il più bravo, nidiata di cui hanno fatto parte Pippo Baudo, come posso dire, Silvio Noto, lo stesso Mike Buongiorno e Corrado. Era sicuramente il meno presentatore, ma il più giornalista di tutti, il più colto, la persona con più capacità, ripeto, di studio, di conoscenza, insomma, era un personaggio veramente di primo livello. Per cui questa conoscenza che poi ha avuto il pubblico nei suoi confronti, chiaramente lo ha portato poi a questa fama, per la quale poi è finito per essere accusato ingiustamente da un pentito, no? Di qualcosa che non era mai accaduto, che non era mai successa. E quando poi il pentito, e questo lo diremo alla fine, è stato interrogato alla fine della corsa, quando gli hanno chiesto: ma perché hai fatto questo? Lui ha risposto, dice: perché mi avevano detto di fare il nome di un personaggio famoso. Ci rendiamo conto? Poteva essere chiunque, pure Federico Terenzi, se diventasse un personaggio famoso. Questa è la ingiustizia della giustizia, scusate il gioco di parole, e la perfidia di certi personaggi prezzolati che vengono utilizzati appositamente per depistare le ricerche, e poi la stessa polizia e per di più anche i magistrati sicuramente si sono trovati in grande difficoltà con tutte queste deposizioni a decifrare la verità. Lui si è battuto come un leone fino alla fine dei suoi giorni per la verità, appoggiato da Pannella in quell'occasione in maniera encomiabile, però si è ammalato, come tutte le persone poi che hanno una sensibilità e un cuore, a resistere a tutto questo in carcere è stato estremamente duro e lo ha portato sicuramente alla morte. Tornando al discorso giornalistico, dopo quella trasmissione che dicevamo prima, cioè la Domenica Sportiva, lui ha fatto tante trasmissioni, alla fine tutti ricordano Portobello, che secondo me però È stata l'ultima, diciamo, che il suo ritorno dopo anni che però aveva fatto altri tipi di trasmissioni, ecco, ma insomma, si era dedicato anche a scrivere tanto, eccetera. Ma secondo me era sicuramente un'ottima trasmissione per quello che rappresentava in quel momento, ma rispetto alla profondità di pensiero di Tortora forse era una trasmissione un po' all'acqua di rose, forse non l'ho capita bene io, ma sicuramente raccoglieva un pubblico abbastanza semplice, di persone anche di un'età che si facevano compagnia con la vendita degli oggetti, c'era questo pappagallo simpatico, insomma, ma era più per un uso, non dico domestico, ma insomma molto familiare, ecco. Non c'era, anche se lui ogni tanto aveva delle impennate per cui dava dei colpi di coda cercando di lanciare qualche messaggio forte, però non era più il Tortora della Domenica Sportiva, il Tortora che diceva certe cose, il Tortora che lanciava dei messaggi per far pensare, e come tutte le persone che vogliono far pensare è stato, diciamo, falcidiato dalla storia e dalla quotidianità. I più grandi che sono stati in quel periodo, proprio ai antesignani, proprio di anche come conduttori, proprio in generale. Come conduttori, come io devo dire la verità, il padre di tutti i conduttori, al di là della simpatia, l'antipatia, come conduttore è stato Mike, perché sicuramente Mike nel 1954, giù di lì, porta in Italia la Show Raddoppia, che era una trasmissione che ha cambiato la società e lo stile di vita degli italiani. La gente si riuniva nelle case dove c'erano i televisori per vedere la Show Raddoppia, si infervorava in questo gioco, sognava con la cultura di potersi arricchire, quindi se vogliamo era una televisione anche strutturalmente sana, nel senso che cercava di passare un messaggio importante, che era quello per cui chi faceva cultura e sapeva qualcosa aveva diritto a vincere qualcos'altro, e quindi era anche uno stimolo per i giovani per poter dire: studia, approfondisci, impara,
puoi avere un risultato anche diretto attraverso la televisione. Non ci scordiamo che in quell'epoca c'è stata una delle trasmissioni più importanti, secondo me, dal punto di vista culturale della televisione italiana, che è stata Non è mai troppo tardi. Dobbiamo ricordarci di una televisione diversa, di un mondo diverso, di un mondo dove l'analfabetismo la faceva da padrone. Quindi la televisione si è messa al servizio dei cittadini, portando il famoso maestro Manzi, che era il conduttore di questa trasmissione, il quale dispensava dalla televisione gli insegnamenti più rudimentali per imparare a leggere e scrivere a generazioni che storicamente erano già belle incallite nella loro incapacità di leggere e scrivere. Quindi, però, il mezzo televisivo, che allora rappresentava una novità assoluta e una tendenza senza fine, aiutava queste persone anche di un'età che, se avessero avuto un maestro a casa, probabilmente non si sarebbero mai sottoposte e messe sedute per imparare queste cose, perché si sarebbero forse anche vergognate. Invece, attraverso la televisione, è stato il primo mezzo improprio, virtuale, attraverso il quale si passavano notizie e conoscenze, e quindi, non avendo più questo timore di passare per persone che non conoscevano, si sono applicate, e molte di queste comunque hanno preso i rudimenti per poter leggere e scrivere, cosa che allora era alla fine della Seconda Guerra Mondiale, all'inizio degli anni 50, sicuramente un problema enorme. Oggi non so quanti italiani ancora versano nell'analfabetismo totale, penso molti, molti meno di prima, però sicuramente allora è stato un fatto epocale, è stata una TV di, come posso dire, di cultura, di sostegno, una cultura assistenziale, è stata una TV assistenzialistica dal punto di vista culturale. Quindi è stato qualcosa che è rimasto nella storia del nostro immaginario, nella storia della televisione fondamentalmente. Quindi voglio dire, sono passaggi importantissimi dai quali non possiamo prescindere. Enzo Tortora è il prodromo, l'esplicazione, la proiezione di quello che è stato quel tipo di televisione, solo che ha aggiunto già una conoscenza diversa, una cultura diversa, quindi un'analisi diversa e una volontà e una voglia di dire qualcosa di vero, qualcosa che rimanesse dentro, che stimolasse le menti, che facesse pensare. E quindi questo è stato immediatamente... Non ci dimentichiamo che Mina, la più grande cantante italiana di tutti i tempi, secondo me... Eccola qua, la foto... Questa è da sabato sera, è una trasmissione del 66. Perfetto, questa la ricordo se fosse adesso. Purtroppo eccoli qua. Video non sono riusciti a trovarli su YouTube, però ho trovato questa foto. Ecco, mi fa piacerissimo che hai trovato hai questa foto. Hai visto quella che mi hai chiesto con tutti i conduttori. Bravissimo. Ecco, con tutti ecco i conduttori. Come vedi, lui è l'ultimo a destra che pensa. Corrado, come al solito, è simpatico e diretto. Pippo Baudo, che sarà quello poi che rimarrà nella storia dei conduttori italiani forever and ever, ancora oggi lo troviamo nelle trasmissioni Rai. All'epoca sicuramente era il più goffo, il meno, come posso dire, nessuno avrebbe scommesso forse su di lui in quel momento, no? Poi sai, la tenacia, la voglia di imparare, la possibilità che gli è stata data affidandogli 2000 trasmissioni, il Festival di Sanremo diviso equamente tra lui e Mike, vedi, sta fuori dai rimettiamola perché Mike osserva gli altri, perché effettivamente Mike è il maestro di questo tipo di conduzione, è lui che porta in Italia la figura del conduttore, effettivamente è lui, ripeto, cambia i giochi della nostra televisione, porta i giochi, per un assurdo questione lessicale, porta i giochi in Italia, parte dalla show raddoppia, passa per il rischia tutto, insomma porta una quantità di giochi che innovano e cambiano la televisione italiana, da cui oggi nasce l'eredità, tutte queste cose sono tutte figlie di quel momento. Qui si può apprezzare l'eleganza e la come vogliamo, la voglia anche di colloquiare, perché vedi in questa e poi foto lì all'epoca c'erano dei teatri di posa dove si facevano poi c'era praticamente il grande delle vittorie, esatto, è stato lì dove la, si facevano la patria, si facevano tutte lì, diciamo, certo. E Tortora, questa foto è emblematica perché, come vedi, è un po' da parte e pensa, no, guarda da un'altra parte, guarda per terra, sta riflettendo probabilmente, mentre Corrado imposta la battuta, Mike osserva e Pippo pensa a quello che deve dire, probabilmente Enzo Tortora si estranea e già pensa a qualcosa di suo.
proviamo a interpretare, però... Guarda, però è una cosa, questa foto è veramente, bellissima. Che forse mi fa piacere che l'hai trovata, perché la foto... Sì, ce n'è adesso un'altra in cui c'è anche Silvio Noto, che è stato un presentatore dell'epoca e che con Tortora ha fatto una trasmissione a due facce, diciamo, diretta e presentata da tutti e due, ma che ha avuto una vita come presentatore molto più breve degli altri, per cui... probabilmente rimane nell'immaginario di chi come me ricorda quegli anni con grande amore, ma spesso forse probabilmente è più dimenticato sicuramente di questi quattro che sono state le icone della presentazione degli spettacoli italiani dagli anni 60, fine anni 50 in poi, insomma. Però, come purtroppo lui l'abbiamo detto, si trova praticamente sommerso in questa, insomma, è stato accusato, arrestato, imputato di associazione camorristica e traffico di droga. Io ho trovato uno stralcio della sua difesa, perché lui anche parlava lì, lo andiamo a vedere, caro Davide, mandiamo proprio questo stralcio che abbiamo trovato e poi lo anche commentiamo con la voce, insieme. Penso. Esatto, sì, sì, lo mandiamo proprio questo video che ho ritrovato. Questo è un insegnamento, come dicevamo oggi, anche per i giovani. Certo, andiamo a vederlo. Io dovrei concludere dicendo ho fiducia. Rimbalzo la domanda. Avreste fiducia voi? Io vi dico sono innocente, lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Grazie. Beh, e questa era una frase mamma mia, emblematica. Questo è tipico, e questo è il coraggio di Tortora. E il coraggio nella vita si paga, non c'è niente da fare. Una frase del genere detta alla corte non è così facile da digerire. Insomma, no, ma neanche non è facile anche farlo, insomma, devi sentirtela. Perché sai, quella è una frase sua... di un uomo disperato, esatto, che a un certo punto vuol gridare la sua innocenza e sente che nessuno gli vuol credere. Allora teme un complotto, teme qualcosa che non può dipanare. Teme qualche forza più grande di lui che non si spiega quale possa essere. Teme il fatto che a volte quando si sbaglia nessuno vuole ammettere di aver sbagliato, che è un'altra delle grandi problematiche della vita di tutti i giorni nostra. E poi ripeto sempre una cosa che già forse ti ho detto altre volte. La verità è talmente grande che hanno dovuto inventare le bugie. E la verità parziale che è peggio di qualsiasi bugia. Ragazzi, stasera stiamo facendo un excursus approfondito, lungo, che mi costringe a pensare tanto e a riflettere. Non è facile fare una trasmissione così da soli, caro Federico, in un contesto così complesso come quello di Tortora, che richiama le voci che vanno dalla cognizione della comunicazione a quelle della giustizia, a quelle dell'essere accusato ingiustamente e del non riuscire a far sentire la voce della verità e la forza del suo dolore, come ha fatto in quella espressione che giustamente tu hai portato, che riassume un po' tutta con molta... anche lì lui si esprime con grande educazione, non si lascia andare a epiteti o a frasi fuori luogo. Dice con voce forte quello che ritiene giusto, cioè io sono innocente. Spero che lo siate anche voi, nel senso che perché non capite che sono innocente? È una cosa incredibile. Ecco, anche qui, ma forse c'era... Io mi chiedo anche come si possa dare, poi è stato il dibattimento, dare forza a un pentito, comunque, che ha lanciato un nome così. Ma sai, ma non è il primo errore, poi ci sono stati tanti altri casi, come questo qua, purtroppo, di Enzo Tortora. Adesso no? Provo a dare una spiegazione. Esatto, ma hai anche tu da un uomo di legge che sei, ecco, magari la puoi dare anche una spiegazione a tutti. Ecco. Ecco, la procedura vive di sistematiche. Bisogna vedere nelle sistematiche, bisognerebbe leggere poi gli atti, i fascicoli. Certo. Milioni di carta è stata scritta nei processi di Tortora. Bisogna vedere la sistematica con cui le accuse sono state argomentate, provate e come la difesa è riuscita o non riuscita in certi casi a dimostrare la validità di certe accuse fatte da certi personaggi. Poi bisogna entrare nel merito e vedere se l'accusa è stata posta in essere
da un solo pentito o ci sono state varie sensazioni di altri pentiti? Cosa è stato detto? Cosa è stato dichiarato? Come è stato? Perché io non voglio e non posso credere alla malafede della Corte. Posso credere che sicuramente c'è stata voglia in quel momento di fare pulizia, giustizia nel mondo dello spettacolo rispetto al problema droga. Non ci scordiamo che prima di Tortora c'è passato Walter Chiari, poi ci passerà Califano, personaggi estremamente diversi, con sensibilità diverse, con vite diverse, con realtà diverse. Dire con esattezza, questo lo sa solo Dio, qual è la verità assoluta di tutto questo che stiamo provando a raccontare. Sicuramente Tortora grida la sua innocenza con grande voglia di verità e sicuramente anche le dichiarazioni del pentito post partita sono state eclatanti. Il perché non si sia sconfessato spesso dipende dal fatto che se no sarebbe stato perseguito, avrebbe avuto altre situazioni di fatto, e bisogna vedere anche chi erano i mandanti di tutta questa situazione. Quindi io ho anche difficoltà a fare un'analisi, non avendo, ripeto, i punti di riferimento così precisi, non mi sento di dire cose che posso pensare per me stesso, ma non posso rendere pubbliche in una televisione perché possono essere mal interpretate, strumentalizzate o capite all'inverso. Quindi non mi avventuro in scuole di tendenza. Dico solo che è uno di quei grandi casi della giustizia italiana che lascia pensare sulla nostra società, sui limiti degli esseri umani, sulla voglia di verità e sulla situazione di fatto che spesso rappresento, che spesso siamo inversamente proporzionali alle capacità delle persone. Cioè, invece di difendere e proteggere le persone capaci, come nel caso di specie Tortora, lo abbiamo forse lasciato un po' solo, anche se poi alla fine della corsa giustamente Pannella lo ha stratutelato e in tutti i modi hanno cercato, ma forse era tardi. Comunque dico che la società italiana si dovrebbe interrogare di più, dovremmo smetterla di dire continuamente colpa sua, lui ha rubato, io no. Dovremmo rientrare in una sistematica di maggior lealtà, di maggior correttezza, di non pensare solo alla speculazione fine a noi stessi, ma di andare oltre il confine, di pensare al prossimo, di vedere anche quelle cose che possono fare bene alla nostra società. Altrimenti siamo al canto del cigno qui. A proposito, e i giovani come noi sì, si trovano nelle difficoltà e gli anziani come noi si trovano nelle altre difficoltà. A proposito di questo, ho estrapolato anche un altro pezzo di quando lui, dopo tutto il processo, come hai detto tu, entrò nel Partito dei Radicali e lui rilasciò queste dichiarazioni. Abbiamo proprio questo estratto, che lo andiamo a vedere e poi dopo le commentiamo anche insieme. Prego, prego Davide. Un po' accontentato. Alla grandissima. Oggi un'altra super puntata. Vai. Il Paese capisce se ogni anno noi chiamiamo con dei ritmi distaccati i cittadini alle urne per qualche cosa, è molto più difficile da capire questo qualche cosa che non un concetto così semplice come dire sì alla responsabilità civile per colpa grave di certi giudici che sino ad oggi non rispondono a nessuno se non a quel consiglio superiore interno alla magistratura che si chiama appunto Consiglio Superiore della Magistratura, che finora al massimo ha operato dei trasferimenti, cioè anziché al monte li ha mandati al mare, dove magari l'aria è migliore, ma non è questo che intendono avere i cittadini, che rispondono in proprio, come quei 1200 che furono arrestati con me in una sola notte, senza ombra di indagine, senza ombra di prova, senza ombra di riscontro telefonico,
senza ombra e quanti senza potrei aggiungere. Tutti questi senza costituiscono molto semplicemente quello che noi intendiamo per colpa grave. I medici rispondono e non rispondono come fanno i magistrati che al massimo sono chiamati davanti ad altri magistrati, non rispondono ad altri medici, rispondono a magistrati. Gli ingegneri, gli impiegati, chiunque abbia un minimo di concetto di responsabilità del proprio io deve rispondere alla propria coscienza, ai propri elettori. Perfino i politici rispondono, male ma rispondono, e sta a noi promuoverli o bocciarli. La magistratura no. La parte peggiore, dunque, peggiore dico, della magistratura, arroccata dietro posizioni di privilegio ormai medievali, assolutamente impensabili in uno Stato di diritto, si ostina, insieme ai cosiddetti intellettuali, a dirvi che poi provvederanno, che poi certo il problema è grosso, ma non si affronta con la scure del referendum. Ma la scure, chiediamo noi, non l'hanno usata certi giudici contro i cittadini, abbattendola furiosamente, implacabilmente sulla loro vita, sulla loro dignità, sulla loro salute, sul loro onore. Ma molta gente muore schiantata, o per il crepacuore, o perché sente veramente scendere la pazzia davanti a tanto arbitrio, assolutamente, ripeto, immotivato e immedicabile. Io sono qui. Qualcuno mi dirà, ma chi te la fa fare? Sei stato assolto e allora? Ecco, questo rassegnarsi all'evitabile, è giusto invece rassegnarsi all'inevitabile, ma questo rassegnarsi all'evitabile è il senso di quelli che vi dicono votate no. Noi vi diciamo sì, dovete votare sì, dovete assolutamente, se volete evitare, di vivere l'avventura che ho vissuto io. Avete capito? Queste erano le parole di Enzo Tortora, che appunto all'epoca del referendum parlò così, dice, come è successo a me, come è successo a 1200 persone, certo. E ha raccontato una denuncia di una persona che ha vissuto una cosa... Ha detto una cosa molto più grave, ha detto che in una notte sono state arrestate 1200 persone senza prove. Eh sì. Ma poi rimango ammirato, rivedendo questo pezzo, dall'equilibrio, dalla serenità con cui si rivolgeva al pubblico, dalla grande capacità di dialogo che aveva, senza prepararsi ovviamente nulla, come è riuscito a esternare questi concetti con grande capacità, ma rimanendo quasi distaccato dalla realtà che lo toccava, con la sua solita signorilità, col suo modo di essere sommesso, graffiante, ma educato e sereno, un po' come siamo noi qui a Città Celeste, come prova a essere qualcuno qui che tenta di fare qualcosa che non sia solo parlare di calcio, anche se ama il calcio più di se stesso, perché comunque il calcio è una grande scuola di vita, è una grande dottrina, è uno spaccato della vita, ma non è tutto. E quindi se una televisione vuol comunicare, secondo me, come tentiamo di fare noi, con tutti i sacrifici che facciamo quotidianamente, e tu ne sei l'esempio lampante, come tutti i ragazzi che lavorano qua, da Matteo a Davide, a Andrea, qualcuno me lo dimentico ma sicuramente sbaglio, proviamo a fare tutti insieme con grande voglia di essere uniti, proviamo a dare anche un contributo un po' diverso come questo che stiamo tentando di fare stasera, che mi commuove e che devo dire che è stato inventato l'altra volta a fine trasmissione, è venuto spontaneamente, è stato un tuo desiderio giusto che abbiamo cercato di esaudire. Delle storie importanti che pungolano anche i nostri telespettatori, perché abbiamo una diretta, abbiamo il nostro amico Maurizio che sicuramente Maurizio, avrai pungolato su Enzo Tortora. Ciao Maurizio, buonasera.
Ciao ragazzi. Ciao, buonasera. Buonasera Maurizio. Vi vedo un po' mosci, ecco perché state senza il terzo moschettiere. Andrea torna domani. Torna domani. Abbiamo parlato di una cosa un po' più seria stasera, Mauri. Sì, dunque, come mai state parlando di Enzo Tortora? Perché ogni volta qui, ogni martedì, ormai con Renato facciamo questa rubrica che è Sostiene Siniscalchi e andiamo sempre a pungolare temi sociali o comunque temi che riguardano un po', oltre che risuonano dal calcio. La persona adatta, direi, certamente. Chi, Enzo Tortora, dici? No, Renato. Ah, grazie. Certamente. Parlando di Tortora, è stato veramente una delle pagine più vergognose, esatto, della giustizia italiana, chiaramente, perché però io ricordo il clima di quei giorni, la caccia alle streghe, che esatto, l'ho ricordato anch'io, perché no, che poi cosa c'è sotto chi lo sa, perché non lo so, probabilmente volevano colpire lui come personaggio pubblico. Certo. È giudici che volevano una visibilità, probabilmente. Ma no, hanno cercato di colpire, se tu ricordi, sempre in quel periodo, altri personaggi dello spettacolo, come prima è stato Walter Chiari, poi è stato Califano. Insomma, c'era questa caccia alle streghe, che dici tu sulla droga. Califano non mi esprimo, No, certo, però voglio dire, nessuno si esprime. Però voglio dire, c'era un po' sta caccia alle streghe nel mondo dello spettacolo. Quello sì. Ah, tu hai citato tra i presentatori Silvio Noto. E come no? Silvio Noto, ce lo possiamo ricordare che te, magari. Mi sa proprio di sì. Però fate bene, è sempre bello ricordarti. Ma Silvio Noto, poi, se tu ricordi, Maurizio, faceva proprio una trasmissione con Tortora all'inizio. No, questo non me lo ricordo. Guarda, io ti dico perché mi ricordo Silvio Noto, pensa. Tortora a un certo punto faceva una trasmissione con Silvio Noto, si chiamava Telemesh. Ah, forse sì. Dove dovevi, c'era, mi pare, una cassaforte e dovevi indovinare il motivo. Bravo. Te lo ricordi? Era Silvio Noto lui. Sì, erano insieme, mi sembra. Poi Silvio Noto è sparito, insomma, praticamente, mentre quegli altri lì, Mike, vabbè, è stato il padre di tutti, come abbiamo detto. Sì, Corrado è stato l'espressione tipica dell'italiano simpatico, bonaccione, che ha amato da tutti, no? Anche perché Corrado nasce con la radio, no? Col fratello che era regista. Mi piaceva molto Corrado. Certo. Quell'aria sorniona. Così. Però di Silvio Noto ti volevo raccontare questo episodio. Io andai a vedere i Rolling Stones, ahimè, nel lontano 1967. E certo. Al Palazzo dello Sport. E chi era che presentava i Rolling Stones? Silvio Noto. Silvio Noto. Il quale era l'unico senza capelli poi in quel mondo. Allora, quindi nel mondo dei capelloni lo facevano presentare a lui. Piccolo con un vocione, Rolling Stones. Sì, è vero. Ancora. Ma perché ancora. Sai, Maurizio, che c'è? Che questi erano tutti presentatori in radio prima, quindi c'erano tutte queste voci belle impostate, no? Sì. Se tu ricordi. Sì. Comunque. Tortora, per me, se tu sei d'accordo, era il più bravo, il più di tutti, era il più colto, il più giornalista, perché poi era un giornalista fondamentalmente, amava approfondire, insomma era Enzo un uomo di livello. Senz'altro, Enzo Tortora si era il più istruito, più esatto, curato, senz'altro. E quella sua aria un po' snob, no? Sì. Distaccata, vero? Distaccata più che snob, insomma era una persona estremamente sulle sue, non era un caciarone, come suol dire, anche se era un simpatico, poi faceva le battute, non è che era proprio, però proprio forse hai ragione, quest'aria un po' più distaccata gli ha creato forse qualche problema. Poi ragazzi, allora io non so che dobbiamo parlare di Lazio o no? Sì, come ma no? Tu in questa questione Keita società, da che parte ti schieri, che è un po' il sondaggio che abbiamo lanciato oggi? Keita società, fa pure rima. Uno dei due mi schiero, che ne so, o hanno torto tutti e due o hanno ragione tutti e due, non lo so.
Certo che perdere Keita sarebbe un danno enorme, e poi da quello che ho capito sarebbe quasi svenduto, con le cifre che girano, se ho capito bene, venduto per 20 milioni sarebbe svenduto. Però capisco anche che un ragazzino così capriccioso, che non è un campione. Esatto, ancora, questo volevo dire, 20 milioni, ecco. Svenduto, però questo ancora deve farci vedere quasi tutto, insomma, è tutto da dimostrare. Sì, sì. Però se vedete certe cifre che sono girate, tipo Bertolacci, tipo Pavoletti, che ne so. Pavoletti è uno che comunque al Genoa ha segnato 15 gol al campionato. Però nel Napoli non gioca. Ma nel Napoli è difficile. È come se il Napoli oggi, con le dovute proporzioni, non è la Juve, però c'ha davanti tre punte, tra cui una è diventata anche Mertens. Ce ne potevano dare una a noi. Certo. Gabbiadini, il nostro discorso di sempre, poteva venire alla Lazio proprio nello scambio con Keita, forse. È stato preso in considerazione, Lo so, non è anche perché proprio... in Inghilterra sta facendo molto bene, è un giocatore importante. Secondo me la Lazio Gabbiadini poteva fare benissimo, anche per il modulo che aveva. Sì, la Lazio. Sono d'accordo anch'io, poteva fare anche da seconda punta, poteva giocare sull'esterno a mano, destra, rientrando sul sinistro con la bomba che c'aveva. Lo so, ma il Napoli poi con Keita che ci avrebbe fatto? Niente. Beh, bisogna vedere, a un certo punto faceva. Sembrava che lo volesse prendere, certo oggi ci faceva pochino, però sicuramente, voglio dire, il Napoli, Callejon c'ha 30 anni, Mertens pure, deve cominciare a pensare, non da subito, ma in prospettiva, maggio, tu considera che c'ha 34 anni e sembra un giocatore finito, quando è stato un esterno di prima grandezza, aveva cambio di passo, visione, vedeva anche la porta, insomma, giocatore importante, però sai che i giocatori con la corsa... improvvisamente quando passano gli anni si fermano e a quel punto il giocatore non c'è più. Allora per il Napoli poteva essere in prospettiva un ricambio sugli esterni, non so, adesso pare che il Napoli tratta e vuole andare al Napoli, che sì, quello dell'Atalanta, che è un'altra ira di Dio, sì, fisicamente, sì, sì, sì. Poteva essere un discorso sul quale si poteva lavorare. Ma loro hanno pensato bene che non era il caso e quindi non se ne è parlato proprio. È così. Maurizio, ti mandiamo un grosso abbraccio. Anch'io, vi abbraccio. Grazie sempre. Maurizio, per è sempre affetto, un piacere. E forza con i Rolling Stone. E con Silvio Noto con la parrucca. Se tu adesso mi hai fatto ricordare che c'è un film di quei musicarelli tipici di quell'epoca, in cui Silvio Noto mi pare che gli mettono proprio una parrucca e balla in un... in un localetto di questi tipo Zanzara, Piper, sì, te lo ricordi? Sì. Ma una cosa tipo i ragazzi dello Ye, dello Ye, bravo, che noi poi se ci chiudiamo una settimana non smettiamo mai di ricordarci qualcosa. Grande Maurizio a centrocampo. Sei un grande. Forza Lazio, Maurizio. Un abbraccio, Maurizio. Un abbraccio. Allora, ti stupirò, perché con effetti speciali siamo riusciti a recuperare proprio quel pezzetto di sabato sera, probabilmente. Bravo. Con tutti e quattro. Vediamo proprio se riusciamo a vederlo. Tanto si tratta di un estratto, chiedo lumi dalla regia. Io sono molto contento, se perché vedi anche gli interventi dal pubblico. Esatto, sono molto belli. Li andiamo a vedere proprio questo piccolo stralcio, appunto in un video che abbiamo trovato su YouTube di Fondazione Mike Buongiorno, andiamo a vederlo, proprio dove lui ricorda proprio quel momento, li ho visti tutti e quattro insieme, mi sembra proprio quel momento lì. Andiamo a vederlo. Poi io sì. Soffro di amnesia. Come si chiama lei? Corrado. Ecco, sì. Signor Corrado, di quale ramo televisivo si occupa? Immagino un ramo... Forse ramo organizzativo. No. Un ramo artistico, presentazioni... Ma no, fai presentatore, anch'io. Anche lei! Oh, ma è la fine del mondo! Io ho fatto quest'anno un programma che... sentito parlare, ma... giochi in famiglia, no? Quella cosetta della televisione inglese. Ma che televisione inglese? La televisione italiana. Ah, perché fa anche quello la televisione italiana, oltre Sette Voci. Sette Voci è il mio programma. Certo, io non avrei mai detto che la televisione facesse anche delle cose oltre lo sport. Ma perché lei si occupa di sport? Voilà le mots, voilà la show. Sì, io mi occupo di sport, ho una trasmissione che riprenderemo adesso a settembre, con la ripresa del campionato, la domenica sport. Ma lei le prendono sempre questi attacchi così? Dopo l'Europremio. Ah, dopo l'Europremio, ho capito.
Penso che qualcuno di voi mi volesse domandare, visto che non me l'ha chiesto nessuno, che cosa faccio io. A proposito, ecco, che, sì, cosa fa lei? Che cosa fa lei? Non interessi molto, mi riferisco. Sì, lo so, ma io generalmente sono lì. Quando non sanno che fa, tappabuchi. Il tappabuchi, quella trasmissione con Tognazzi e Vianello. Sì, caro. Sì, effettivamente una delle mie numerose vallette mi ha detto che una volta hanno captato questo programma. Come l'hanno? L'hanno captato. Ah, credo si dica così. Sì, 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 sì. No, perché effettivamente vedo che lei ha qualche dubbio, invece era giusto, proprio captato. Lei non è proprio italiano, mi perdoni, così dall'accento mi sembra... Beh, effettivamente per imparare bene. Per fare meglio degli altri bisogna, sì, viaggiare. Sì. Io ho viaggiato, sono stato anche in America. Lo sospettavamo. Io non ho i giornali dell'epoca. Nella tua carriera hai incontrato e hai avuto come concorrenti possiamo tanti rientrare, abbiamo visto questo bel pezzo, siamo riusciti veramente a anche stavarlo. Ringrazio Davide anche che siamo riusciti, sì, ringraziamo insomma, Davide a mandarlo in onda. Insomma, e vedi che lui parla del suo programma di cui abbiamo parlato, esatto, che era la Domenica Sportiva. La Domenica Sportiva che lui ha presentato. Che lui poi faceva sempre queste battute, esatto, in francese, no? Dal 65 al 69, quindi per ben 4 anni l'ha condotta veramente bene. Ma Renato... poi manderemo proprio il filmato conclusivo di Portobello così, ma volevo chiedere come vogliamo concluderla questa rubrica, insomma, che è fotosintesi dell'ingiustizia di Enzo Tortora. Come vogliamo concluderla come sempre, ecco? Beh, io vorrei concluderla con te. Vorrei sapere un giovane che vede tutto questo, cosa pensa? Io penso che comunque vada, hanno fatto la storia, che lui è un esempio di... come dicevi anche tu, di un'ingiustizia. Io penso che, insomma, si deve sempre andare a cercare un colpevole, però tante volte purtroppo si sono fatti degli errori nei confronti di una persona che sicuramente ha visto la propria vita cambiata. No, ma la mia domanda era più articolata. Cioè, io ti chiedo, a te giovane che inizi proprio in questo campo, no, quello televisivo, anche se oggi le televisioni, mentre allora c'era solo la Rai, sono tante, milioni di milioni, quindi sono televisioni diverse, con la passione che hai tu, che sicuramente è tanta, con lo spirito di sacrificio e di servizio che hai tu, che sicuramente è encomiabile, non è che lo dico apposta, lo dico perché è la realtà che viviamo insieme spesso, quotidianamente, anche se io non sto qui, però indirettamente sentendoci sempre e stando sul pezzo. Che insegnamento può trarre da questa esperienza di vita? Che speranza può trarre? Che incertezze può sentire? Che certezze può avere nei confronti della giustizia e dello Stato italiano in un momento così complicato che, come vedi, da allora a oggi comunque non si ripete? Non è cambiato. Ecco, come diceva Tommasi è la cosa Lampedusa, finale proprio. Tommasi di Lampedusa, sai chi è Tommasi di Lampedusa? Lo scrittore... che ha scritto il Gattopardo, no? Siciliano, che dice una frase insuperabile, che tutto cambi perché nulla cambi. E questo è un po' la sintesi di questa puntata di oggi, dedicata appunto a Enzo Tortora. E io concludo sempre con la frase che abbiamo studiato e approfondito insieme, che è... Che ne sarà di noi? Che ne sarà di noi, signori? Dipende però anche da noi. Animiamoci e cerchiamo di dare forza ai nostri pensieri, alle cose giuste, in maniera leale, corretta, ma decisa. Le ingiustizie sono tante, milioni di milioni, ma noi se riusciamo quantomeno ad educare i nostri figli a un mondo diverso e a cercare degli esempi che non siano fatti solo di ripetitive accuse, ma cerchiamo di andare a fondo con degli ideali che ci possono in qualche modo definire, forse per le generazioni che verranno potremo fare qualcosa di meno peggio. Ebbene, con questo vi saluto, questa è stata momentaneamente da questa rubrica. Una bella rubrica anche questa sera, e allora ci lasciamo veramente con una frase di Enzo Tortora che ritorna e dice: dove eravamo rimasti?
voi rimanete qui con noi perché Io Tifo Lazio prosegue. Ringrazio l'avvocato Renato Siniscalchi che rimarrà qui con noi. Ma ragazzi, dove eravamo rimasti? Vai. Sono un tifoso della Lazio e anch'io vedo Città Celeste di più. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? La risposta integrata alla tua domanda di outsourcing aziendale è Solaris. Il consorzio Solaris ti offre una vastissima gamma di attività aziendali. Siamo specializzati nel settore alberghiero, dove possiamo fornirti qualsiasi figura professionale, ma anche nella gestione delle risorse umane, finalizzata alla logistica e alla movimentazione delle merci, e infine nella selezione del personale. Contattaci ora allo 06 68 38 913. Saremo felici di incontrarti e trovare insieme la soluzione migliore per tutte le tue necessità. Consorzio Solaris è in via della Pace 13, 00 186 Roma. Telefono 06 68 38 913. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Saluto a Città Celeste TV. Saluto e un augurio agli amici di Città Celeste. Grazie mille, Maurizio. Per una ristrutturazione o una decorazione condominiale a regola d'arte, Costruzioni Generali Zoldan. Da oltre 50 anni, progettazioni e realizzazioni di altissimo pregio per enti pubblici e privati. Ed inoltre reperimento sponsor pubblicitari ed installazione impianti grafici per i ponteggi. Cantieri interamente allarmati per evitare furti e atti vandalici. E polizze assicurative decennali. Costruzioni Generali Zoldan. In via Fiumeggiallo 3 a Roma. Informazioni allo 06 52 20 64 89 o su zoldancostruzioni.it. Pro